Un saluto amici androidworld.it, siamo allo stand Sony. Non è ancora arrivato il momento di provare in modo approfondito i nuovi XZ2 ed XZ2 Compact, quindi facciamo una specie, quello che potremmo chiamare un teaser trailer, ormai c'è una definizione per tutto, ovvero ve li facciamo vedere così, senza toccarli, e poi molto presto invece un'anteprima fatta come dovrebbe di questi prodotti. Ma la conferenza è appena finita, vogliamo mostrarveli. Vi racconto XZ2, display da 5.7 pollici Full HD Plus, perché è un 18 noni, quindi occupa buona parte della porzione dello schermo frontale. Snapdragon 845, fotocamera principale da 19 megapixel f1.8, pesa 149 grammi, ha una batteria 3180 mAh con la ricarica wireless QE, Android Oreo, e questo è quasi ovvio visto che i Sony gli ultimi erano già usciti con Oreo, certificazione IP65 e IP68, quindi diciamo IP68 che è quella superiore. Tutte le solite tecnologie anche di più per l'audio di Sony, Dynamic Vibration System, audio in alta risoluzione, Bluetooth LDAC, fotocamera con tecnologia Motion Eye, possibilità di fare quindi slow motion in full HD a 960 fps, video 4K HDR, insomma il meglio del meglio per quanto riguarda la fotocamera. Questo è XZ2, mentre invece per XZ2 Compact, come al solito, dobbiamo scendere un pelino più in basso, sia come dimensione del display ovviamente, ma anche come specifiche. Abbiamo un display da 5 pollici, però sempre Full HD Plus, sempre lo Snapdragon 845, la stessa fotocamera, la stessa batteria. Mi sto perdendo qualcosa visto che vi ho detto delle specifiche diverse, ma da quello invece che stavo, lo ammetto, rileggendo in questo momento, le specifiche sono praticamente quasi le stesse, quindi ero abbastanza convinto che il display avesse una risoluzione diversa, ma invece non ce l'ha. Il display però, su questo mi voglio soffermare, non è più probabilmente così compact come si potrebbe dire, visto che adesso arriva a 5 pollici, ma con il fatto che adesso è in 18 noni, lo spazio utilizzato è quasi invariato, direi quasi, perché comunque lo smartphone è visibilmente già qui davanti più grande di quello quello insomma dei precedenti compact. Ve li stiamo mostrando dal punto soprattutto di vista del design, che è cambiato: il lettore di impronte digitali non è più sul lato, adesso è posteriore, un posteriore che non mi dispiace, nessuno dei due. Particolarmente interessante quello dello XZ2, perché invece di essere opaco è lucido. State vedendo in questo momento, vedete come il più grande dei due sia lucido e non opaco. Personalmente mi ricorda un po' di reminiscenze di Nokia, così come di HTC, ma comunque è ancora in modo abbastanza distinguibile un Sony, soprattutto sulla parte frontale. Lo chiamiamo appunto questo trailer, teaser trailer, perché continuate a seguirci, a breve arriveremo anche con un'anteprima vera e propria di questi XZ2 ed XZ2 Compact. Per questa rapida anteprima teaser è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per androidworld.it.